Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, siamo qua con la climatizzazione da remoto su Toyota Yaris Cross. Non è solo su Toyota Yaris Cross, ma è sui nuovi modelli Yaris Cross, CHR, Corolla, Auris, Highlander. Sui nuovi modelli realizzati tra il 22 e il 23 possono usufruire di questa funzione all'interno della propria auto o comunque nella propria applicazione. Ok, questa funzione diciamo che è presente solo, come vi ho detto poco fa, nei nuovi modelli. Invece per i modelli nati precedentemente, quindi 2020, 19, 18, 17, non è ancora disponibile, sarà disponibile diciamo con un nuovo aggiornamento per quanto riguarda l'applicazione Toyota. Quando mettere, usufruire di questa funzione di Toyota? Bisogna usufruirne quando c'è caldo e quando c'è freddo, quindi in estate e in inverno. In estate, quando fuori ci sono 40 gradi, avete lasciato fuori la macchina dal garage, la macchina è caldissima, saranno 40 gradi fuori, 50 percepiti in macchina. Quindi cosa fate? Attivate la climatizzazione da remoto e quindi rinfrescate l'interno, così quando dovete entrare, andare o a lavoro oppure a fare qualche commissione fuori casa, fuori portata, non avete il problema di stare qua 10 minuti a rinfrescare la macchina e abbassare i finestrini per far uscire il caldo. Stessa cosa in inverno, se fa troppo freddo fuori, quindi i vetri sono appannati dentro, sono ghiacciati fuori eccetera, attivate il caldo da lontano, vi scioglierà il ghiaccio fuori e comunque dentro ci sarà il calduccio e non il freddo polare artico. Bene, come funziona? Voi entrate nella vostra applicazione, ovviamente avrete o il codice o il Face ID o direttamente anche l'impronta digitale. Quindi entrate con le vostre credenziali e attivate con il vostro dito la climatizzazione da remoto. Serve un secondo. Ovviamente per poter metterla in circolo, comunque dovete lasciare attivo il clima nella sezione automatico. Scegliete voi poi la temperatura, io solitamente metto 22,5. Voi lasciate inserito il clima la sera, così la mattina in inverno o in estate avete il clima da remoto possibile e funzionante, quindi potete attivarlo. Il timer è di 10 minuti, quindi solitamente quando io inizio la mattina alle 9 esco alle 8:30 della mattina, quindi entro in macchina alle 8:30, ma il clima da remoto lo attivo 10 minuti prima, quindi c'è il timer di 10 minuti e in quei 10 minuti fa davvero tanto. Ora vi mostro comunque che stamattina ho attivato il clima da lontano, ma erano già le 9 qualcosa perché oggi iniziavo più tardi a lavoro, quindi la macchina era già completamente normale, non aveva ghiaccio sui vetri. Quindi bene o male ho attivato la climatizzazione da lontano per sicurezza, così almeno non facevo tardi a lavoro e niente, io ogni mattina se faccio il mattino l'attivo. Il pomeriggio in inverno non fa tanto caldo, comunque la temperatura fuori di 14-15 gradi, quindi non fa caldo. Quindi bene o male, la mattina è un buon salvataggio di tempo e comunque di mani, perché alla fine se stai là fuori a sghiacciare con lo sghiaccino, perdi la sensibilità delle mani e fino a che arrivi a lavoro, i primi 20-30 minuti, avrai freddo alle mani. Quindi è davvero una cosa utile. Bene. La macchina comunque ce l'ho da 6 giorni e ho ancora un'autonomia di 500 km, ne ho fatti 180, 190, non mi ricordo, e siccome in questi giorni sto lavorando tanto, la sto usando tanto e comunque sto capendo molte funzionalità. Bene, diciamo che con questo video è tutto, anzi vi mostro comunque il clima quando lo dovete lasciare attivo. Non lo dovete lasciare attivo normale, ma nella sezione automatico, quindi ora vi mostro. Ecco, come vi dicevo prima, entrate nell'applicazione, cliccate climatizzazione da remoto, ovviamente deve fare il collegamento con la vostra auto, quindi ci impiegherà quei 5-6-7 secondi per potersi collegare alla macchina e come vedete adesso inizierà un countdown di 10 minuti e vi arriverà pure la notifica. Ecco, come vi ho detto prima, pensavo fosse ghiacciata la macchina, però l'ho attivata per sicurezza. Appena entriamo in macchina il clima si spegne. Praticamente io cosa faccio adesso? Accendiamo la macchina, ok, è in P, quindi è in parcheggio,
Qua io adesso non l'ho lasciato attivo perché comunque domani faccio il pomeriggio e la mattina non mi serve. Quindi se io invece dovevo fare la mattina, cliccavo questo ed entrava in automatico. Non è 20 gradi, ma solitamente io la metto a 22 e mezzo, così almeno siamo sicuri che è una temperatura tra il freddo e il caldo, quindi non ci sono problemi. Ci sono un po' di interruzioni in questo video perché è attivato al CarPlay e ogni volta che spengo e accendo la macchina mi si sblocca il video. Comunque, per questo video è tutto. Adesso comunque in questi giorni vorrei registrare dei video per quanto riguarda i consumi e una serie di cose, una serie di funzionalità all'interno della macchina. Comunque, il video recap sui costi eccetera lo farò quando inizierò a fare benzina per la seconda volta, quindi vi farò poi vedere i consumi effettivi per questa macchina e le spese che ho fatto per quanto riguarda, che ne so, il lavaggio eccetera. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video.